Benvenuti, vediamo se mi sentite. Ecco sì, ma dovrebbero essere già tutte settate le cuffie. Benvenuti, benvenuti in questo spazio bellissimo, un bosco meraviglioso ci ha accompagnato fino qua e qua alle nostre spalle un laghetto che si è rigenerato in un prato. Quindi chiudiamo questo nostro festival di cui vi parleremo proprio in un luogo simbolo di quel che noi vogliamo rappresentare, e cioè il cambiamento. Noi siamo l'associazione Musicalmente, un'associazione che si occupa di diffondere e proteggere la musica, l'arte e il teatro, e che ha 12 scuole di musica. Quindi in questo periodo abbiamo sofferto molto perché il Covid ci ha tolto la possibilità di lavorare e abbiamo aguzzato l'ingegno, diciamo così. Abbiamo cercato di capire come potevamo ridare la possibilità di creare eventi che non fossero in teatro, che non fossero quindi spazi stretti, che non fossero in spazi chiusi, che non fossero con vicinanze e assembramenti. Insomma, abbiamo cercato delle soluzioni, e questo è Ossigeno, Musica da Respirare, il nostro festival è proprio un primo esperimento che stiamo facendo grazie anche a un'importante banda nazionale che si chiama Scena Unita, che grazie al sostegno di artisti della musica moderna come Vasco Rossi, Ligabue e compagnia, hanno creato un fondo, lo hanno messo a disposizione per alcuni progetti. Noi siamo stati molto fortunati e abbiamo vinto questo fondo e abbiamo potuto sperimentare questo concerto, che in realtà sarà un concerto celtico e si esibirà in questa mattina l'ensemble Madre Terra, che è un ensemble tutto femminile. Questo concerto però non è solo un semplice concerto di musica celtica, potevamo venire qui con i nostri strumenti e suonare semplicemente, no. Ma innanzitutto, come vedete, siamo amplificate per fare in modo che tutti i volumi e gli ascolti siano al massimo, anche perché abbiamo le voci. Poi abbiamo una diretta streaming che da qui probabilmente verrà messa in differita perché c'è poco campo, ma il concerto verrà messo sui social e non solo sui nostri, ma anche su una piattaforma nazionale che parlerà di questo nostro concerto, di tutte le sue tappe, di tutti i luoghi. Inoltre, come vedete, usiamo un sistema silent, che però è un sistema di qualità, che dà la possibilità di sentire le frequenze della musica classica, che sono un po' diverse da quelle della musica registrata. Tutto questo per creare un concerto che vi dia la possibilità di stare all'aperto, unire la bellezza della musica alla bellezza del posto, quindi niente palchi ma questa cornice naturale, un posto che ha anche una storia. Voi poi questa storia la conoscerete grazie a un narratore che dietro alle mie spalle ha visto insediamenti fin dai preistorici. Quindi un luogo che sa di cultura e che sa di natura, una bellissima musica, un sole spaziale, ma cosa potete volere di più? Adesso vi presento tutte le persone che vi condurranno in questo momento di welfare culturale. E partiamo innanzitutto proprio dalla narrazione. Il vice sindaco Bortolo Regazzoli, che ci farà l'onore oggi di raccontare, diventerà il nostro attore, perché è un uomo di letteratura, che si occupa di letteratura, e quindi sarà lui proprio a raccontarvi questo posto. Nostro vice sindaco. Diverso. Vicino a lui, accanto a lui, vedete un interprete della lingua italiana dei segni, quindi la LIS, perché questo concerto sia disponibile per tutti, perché questo posto venga raccontato a tutti, quindi attraverso le telecamere la nostra Cristina Baglioni interpreterà per i non udenti.
Alla nostra, alla mia destra invece abbiamo una tela in questo momento, mentre voi ascoltate e noi suoniamo, un artista di Breno dipingerà il luogo con l'emozione del momento, e quindi questa emozione sarà data dalla musica ma anche dalla vostra partecipazione. Alla tela en plein air, Patrizia Tigossi. Le musiciste, partiamo dall'arpa di Chiara Bonardi e alla chitarra Federica Belussi. Gli archi, Ilaria Giorgi, Marta Pizio e Silvia Muscarà. Poi abbiamo le percussioni, alle percussioni abbiamo Chiara Saresini e Chiara Zanardini. E per concludere, nella seconda parte del concerto si aggiungeranno a noi le voci di Elisabetta Manganelli, Maura Mensi, Silvia Maria Meneghinotto e Emanuela Pagliuso, che non sono ancora con noi perché si stanno occupando della vostra accoglienza. Bene, entriamo in questo luogo con un brano celtico molto interessante, che è fatto di 7 piccole parti. Ogni parte, l'autore di questo brano risiedeva come ospite da un grande magnate che riceveva tante persone, e lui di nascosto da tutti li studiava, ne studiava i comportamenti, e per ognuno di loro poi scriveva un brano. E quindi vi invito ad ascoltare questo brano anche immaginando nella storia questi personaggi che, gestiti da un grande magnate, potevano entrare nel castello e poi magari, chi lo sa, venire qua a farsi un picnic. Thank you.
Questo è un luogo speciale. Oltre a respirare l'aria pura filtrata tra gli aghi delle conifere, la mente si ossigena nel silenzio parlante del bosco infavolato, osservando i segni lasciati dai nostri antenati. Si possono leggere pagine importanti della storia e dell'uomo e del suo rapporto con la natura. Nella metamorfosi del vicino laghetto Lagoia si possono rintracciare tutte le dinamiche della natura e raccogliere informazioni geologiche dalle glaciazioni fino ai nostri giorni. La nostra torbiera è considerata, per l'insieme degli elementi vitali che contiene, un sito di interesse comunitario. Una serie di vicende umane che rendono pieno di magnetismo questo luogo. Si racconta che sopra un sasso che domina la valle, in una notte di luna piena, è apparso il diavolo, lasciando sulla roccia i segni tuttora visibili dei suoi piedi infuocati, come sono tuttora presenti il furan e la cuna delle strie. Nelle vicinanze della strada era collocato un monolite di granito concavo, trasformato in un rudimentale mulino preistorico. I nostri genitori lo chiamavano il mulì delle strie. Purtroppo, negli anni 40 il reperto archeologico è stato tagliato dagli scalpellini della Tot in tanti blocchetti e utilizzato per realizzare i muri laterali della strada. In quel clima descritto di superstizione e di magia, bisognava dimostrare coraggio, superando fin da piccoli le prove di passaggio dall'infanzia all'adolescenza. Una di queste consisteva nel trascorrere la notte da soli in una culla, la cuna, ricavata nella cengia di una ripida parete rocciosa che si affaccia sul sasso del diavolo. In quella nicchia si conosceva e si imparava a dominare e a convivere con il debole che c'è dentro di noi. Thank you.
Quando libero il demone buono che dimora nel mio corpo, in ogni albero odo i silenzi di chi camminando con la natura si è confidato. Vedo gli occhi che hanno osservato la luce e il tramonto nel volo delle foglie. Immagino la corteccia che ha percepito il risveglio dell'albra nel fremito delle gemme e respirato il giorno nei colori e suoni delle stagioni. Sento il profumo dei frutti maturati dal calore del sole e illuminati la notte dalla luna e dalle stelle. Nel movimento dei rami colgo la pacifica azione della resilienza per addolcire il vento del tempo. Nel lavoro delle invisibili radici percepisco l'energia dell'altruismo di chi sa essere senza farsi notare. Negli anni 70 sono state scoperte dall'archeologo Ausilio Priuli nella vicina località Sonza importanti incisioni rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Quei segni lasciati sulla roccia dai Camuno Etruschi rappresentano la testimonianza della memoria collettiva che attraverso la scrittura è diventata immortale. Noi oggi siamo qui perché abbiamo riposto e conservato in quel particolare sacchettino cucito in un tessuto speciale dal nome cultura tutte le esperienze vissute, le tradizioni,
le religioni e le formule magiche che hanno modificato il nostro modo di vivere nel corso dei millenni. Ora, nel prossimo brano, noi vi faremo passare un cestino con dentro delle pietrine. Ognuno di voi può prendere una pietra, perché questo nostro progetto serve proprio per cercare di capire in questo cambiamento quali sono le cose fondamentali che vogliamo portare con noi nel cambiamento. E quindi Silvia passerà tra voi e vi lascerà una pietra che nella tradizione celtica andava tenuta rigorosamente nella mano sinistra, che era la mano del cuore e dunque era la mano della verità. Tenete questa pietra nella mano sinistra, esprimete un desiderio, che non è una magia, è esattamente quello che voi amate di più, quello che voi vorreste più preservare. E quindi chiaramente non desidererete una Ferrari, immagino, no? Anche perché quello non ve lo posso realizzare, no? Neanche i Celti riuscivano, ma sicuramente potrete focalizzare, aiutandovi con la pietra, alle cose più importanti della vostra vita e provare a desiderare per loro un momento di benessere. Poi questa pietra noi la raccoglieremo e insieme vi spiegheremo cosa ne faremo. Intanto cominciate a concentrarvi sulle vostre essenzialità. Non saremmo qui e avremmo vissuto invano se il coraggio di scavalcare le vette alla ricerca del cibo e del luogo migliore ci fosse mancato. Se nel viaggio l'udito non avesse colto il grido d'aiuto di chi ci stava chiamando. Se le nostre mani non fossero diventate appiglio per chi stava cadendo. Avremmo vissuto in mano se l'impegno nella difesa della nostra terra, estirpando l'odio, seminando la pace, fosse venuto meno.
E dunque avete questa pietra. Vi ricordo che state ascoltando il concerto in cuffia, quindi voi siete molto autonomi, potete spostare, anzi poi vi inviterò proprio a farlo, magari non in questo momento, però c'è tutta la gola ieri di là da vedere, bellissima. Adesso con questa pietra concentratevi proprio sul vostro desiderio. E il brano che vi proponiamo ora è un brano molto intimo che vi aiuterà a farlo. Potete anche sdraiarvi, perché qua siete liberi, non avete l'obbligo di guardarci. Siete liberi, rimanete con voi e respirate. Maura. Bene, ora noi raccoglieremo i vostri desideri. Mentre tra le nevi perenni dell'Adamello si combatteva e si moriva, in questo luogo si costruivano gallerie e trincee per fermare gli invasori. Oggi quei manufatti di pace sono stati valorizzati dal parco dell'Adamello e sono visibili percorrendo il sentiero della memoria che conduce a questo luogo. Amo questa zona e la mia piccola casa che tra le montagne guarda la valle.
Amo i profumi dei luoghi che mi ospitano. Amo la patria, la casa più grande, che ha unito i nostri padri nella difesa della cultura, nella realizzazione dei sogni e nella costruzione del futuro. Condanno con la stessa forza chi tuttora tenta di violare le case, le culture di altri, perché sono i diversi sentieri della memoria, delle tappe, del cammino dell'umanità. Allora, credevo ci fosse ancora una lettura. Allora, intanto grazie Bortolo. E adesso noi abbiamo raccolto le vostre pietre e quindi chiudiamo questo rito celtico che si avvaleva dei quattro elementi, che sono il fuoco che adesso accenderemo, l'acqua che ho portato e la terra che sono le vostre pietre, rappresentate dalle vostre pietre, e l'aria, che oggi è un po' meno, però insomma in Val Camonica non manca mai. Quindi, mentre le nostre musiciste vi riportano in un altro brano, noi accendiamo i vostri desideri, le vostre cose più importanti e le facciamo volare fino al cielo.
Eccoci qua. E quindi con questo vapore procurato dall'acqua speriamo che tutti i vostri desideri possano salire e realizzarsi. Adesso nel prossimo brano vi invito proprio a provare a girare un po' in questo prato. Il nostro concerto non ha ancora molta musica da presentarvi, non potete non fare questo esperimento. Se volete vedere dei segnali di fumo per la Lola, se volete provare a vedere la gola, magari Bortolo potrebbe farvi anche proprio da guida e accompagnarvi. Quindi non temete che noi siamo qua e il diavolo sicuramente a questo punto se n'è andato. Dopo una presentazione così nessuno si è più mosso. Da solo senza di te Bortolo non ci vanno, di sicuro. E quindi andate, provate a vedere, pensate che bello. Potete sentire un concerto dal vivo senza neanche stare qua a guardarci. Provate, provate. Bene. Grazie Bortolo. Io mi metto a disposizione. Thank you.
Thank you.
Allora, siete andati a camminare, spero che il posto vi sia piaciuto e soprattutto l'esperienza di poterlo fare con la musica dal vivo di un ensemble così numeroso mentre camminavate. Ora, siamo arrivati all'ultimo brano e quindi abbiamo alcune cose da fare. La prima, innanzitutto, è chiedere alla nostra Patrizia Tigozzi di Atelier d'Arti e Mestieri di Breno come è andata questa mattina, quale emozione. Oggi finalmente il sole, Patrizia. Io non so come fai. Sì, stamattina il sole, l'energia, la luce, i chiari, gli scuri, ma soprattutto i fiori, questi piccoli puntini colorati appoggiati su questo tappeto verde smeraldino, meraviglioso, emblema di una natura generosa che a noi spetta solo di amarla con tanta cura e gratitudine. Grazie. Grazie Patrizia. Patrizia, è incredibile, in una sola ora abbiamo, questa è l'ultima tappa del nostro festival, 6 tele tutte completamente ispirate al posto in una manciata di minuti, non so tu come possa fare. E quindi ti ringrazio tanto, Patrizia è anche la persona che qui gestisce in qualche modo musicalmente e la porta a conoscere il territorio, quindi grazie a Arte e Mestieri che da tanti anni fate questo lavoro di cultura in una terra che ne ha già tanta ma va valorizzata molto. Grazie Patrizia Tigozzi. Ovviamente devo ringraziare il Bando Scena Unita, CESI, Musica che gira intorno e Music Up Innovation, che sono le realtà che hanno consentito che questo potesse accadere dal punto di vista economico. E poi i vari comuni, in questo caso in particolare l'amministrazione di Berzodemo e la Proloco, che non solo hanno creduto nel progetto ma ci hanno proprio aiutato a realizzarlo qui, vi dirò, ancora di più che negli altri comuni. E abbiamo infatti addirittura la compartecipazione attiva di una persona veramente piena di passione per la cultura, il nostro vice sindaco, nonché attore, Bortolo Regazzoli. Grazie Bortolo, davvero. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie. Non possiamo non ringraziare, avete visto quanta magia nel movimento, della nostra bellissima Cristina Baglioni, la nostra interprete Liz. E poi ringraziamo le musiciste, chiaramente. E quindi Chiara Bonardi all'arpa, Federica Belussi alla chitarra, al violoncello Ilaria Giorgi, alla viola Marta Pizio, al violino Silvia Muscarà, alle percussioni Chiara Zanardini e Chiara Saresini, alle voci Elisabetta Manganelli, Maura Mensi, Silvia Maria Meneghinotto, Emanuela Pagliuso. Ringraziamo la nostra magnifica direttrice Paola Ceretta che ha permesso tutto questo. Grazie, grazie mille. Noi ci auguriamo di poter l'anno prossimo farvi conoscere altri posti e vi invitiamo, perché io sono una fatina del Celtica, ma sono anche quella che ha creato il bando e quindi ho bisogno di fare un bilancio dell'impatto, perché la cultura ha bisogno anche di impresa. E quindi vi chiedo uno sforzo ulteriore. Se quando andate a riconsegnare le cuffie, se l'esperienza del silent è un'esperienza che pensiate possa aver dato un valore a questo nostro concerto, vi aveva consentito il movimento di ascoltare bene, voi avrete lì dei sassi bianchi, non sono da tirare a noi assolutamente, sono per votare. Quindi nella ciotola d'argento superiore in alto mettete una valutazione positiva. Se invece ritenete che la cuffia sia stato per voi un ostacolo, invece dovreste votare nella parte sotto. Quindi è importante, è molto importante, perché stiamo facendo un esperimento e voi ne siete stati partecipi, quindi ci date la possibilità di rendicontare con, non solo per come l'abbiamo vissuta noi ma anche per come l'avete sperimentata voi. Quindi sasso positivo sopra, sasso negativo sotto,
mi raccontano giustamente che mi sono dimenticata che tutto questo accade anche grazie ai suoni e allo streaming di Alex Tangoni e di Enrico Catena. Quindi dovremmo aver detto tutto. Grazie alla Valcamonica. Andiamo col nostro ultimo brano, che vi invita ad andare avanti, a continuare a navigare. Let me sail, let me sail, let the Orinoco flow. Let me reach on the shores of Tripoli. Let me sail, let me sail, let me crash upon your shore. Let me beach far beyond the yellow sea. Da, 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 da. Shadows of Allah, from Fiji to Tiri and the Isle of Ebony, from Peru to Cebu, feel the power of Babylon, from Bali to Cali, from beneath the coral sea. Da, 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 da. Let me say, let me say, let the Orinoco flow. Let me reach, let me beach on the shores of Tripoli. Let me say, let me say, let me crash upon your shore. Let me reach, let me beach far beyond the yellow sea. Da, 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 da. Grazie a tutti.